Ciao a tutti, eccomi qui in trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì da Radio Gamma 5. Trasmissione condotta da Claudio Simeoni e da Francesco. Claudio è in ferie, allora di conseguenza la trasmissione la conduco soltanto io. Abbiamo cominciato appunto la trasmissione col famoso pezzo Comandante Bruno, appunto perché venerdì scorso, venerdì che i cristiani definiscono il venerdì santo, ci siamo trovati per la cena del musso in memoria del nostro amico Bruno, morto nel 1993. Cioè appunto è un ritrovo, un incontro, un'occasione che si ripete da un bel po' di tempo. Ormai è diventata più storica, tradizionale, questa cena del musso. Quest'anno c'è stata una numerosa partecipazione. Come sempre abbiamo distribuito anche gli attestati di partecipazione. Abbiamo utilizzato una frase di Nietzsche presa dal Così parlò Zarathustra, che illustra l'importanza e quanto sia fondamentale fare delle feste asiline, la festa dell'asino, tradotta in veneto appunto musso, e abbiamo utilizzato appunto come apertura proprio l'amico Silvano, che ha letto appunto questa introduzione di Nietzsche alla festa del musso, alla cena del musso. L'attestato è stato distribuito, abbiamo avuto auguri, interventi da molte parti, ci sono giunti auguri dal Perù, da Firenze, da Bologna. Di conseguenza a livello possiamo dire mondiale questa festa era conosciuta. Un amico che si trovava in Perù, che stava scalando le Ande, ci ha inviato un sms di saluto, altre persone hanno telefonato, altre hanno mandato degli auguri tramite appunto posta elettronica. Questo proprio perché dice che la festa del musso è un'occasione importante che serve proprio per incontrarsi, per divertirsi. Noi appunto l'abbiamo consacrata dal 93 in poi a ricordare il nostro amico appunto Bruno, morto a 60 anni in quell'anno, e siccome appunto noi per la morte non siamo per la tristezza, non siamo per i pianti, non siamo per le veglie tristi e funebri, ma siamo con allegria, ci siamo trovati in allegria con questo. La cena del musso è servita anche per buttare progetti, idee da portare avanti, iniziative varie, e ci saranno qualcosa di interessante appunto per il futuro. Questo per ricordare appunto l'evento più recente. E basta ricordare che poi la settimana prima c'era stato appunto sabato 19, c'era stato il rito al Bosco Sacro di Jeso dell'equinozio di primavera, un rito ben riuscito, efficace. Tra l'altro era l'inizio, chiamiamolo, della luce, era l'inizio del ritorno dell'intensità della luce solare, ed era appunto un rituale di risveglio, ed è il rituale riuscito perfettamente. Comunque Claudio ve ne ha parlato lungamente e largamente appunto nella trasmissione di giovedì scorso. Perciò saluto gli amici che hanno partecipato appunto sia al rituale al Bosco Sacro di Jesolo e sia quelli che hanno partecipato alla cena del musso. Logicamente ad aprile ci sarà un incontro per quanto riguarda il ciclo del crogiolo dello stregone. Non ho ancora le date, non le ho ancora viste girare, però appunto appena ci sarà qualcosa vi daremo informazioni, vi daremo notizie. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Io prima voglio partire con una frase cara di Nietzsche, che è significativa, che è un po' un richiamo anche all'attualità, di tematiche, di discussioni che andremo a fare durante la giornata. Scriveva Nietzsche ancora nel 1800, una frase che dovremmo ricordare ogni giorno, in ogni momento, che dovremmo usarla come motto. Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. Le nozioni di al di là, quella stessa di anima, sono arnesi di tortura, sistemi di crudeltà, usando quali il prete diventò padrone e padrone rimase. Ma quello che io voglio ricordare è questa frase significativa. Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E questo è un insegnamento, un qualcosa che noi dovremmo scoprire con la nostra esperienza, con la nostra vita, con l'attenzione attorno alle cose. Non dovremmo accontentarci di quello che ci viene raccontato, di quello che ci viene detto della storia dell'uomo, ma cercare di comprendere che in realtà la storia dell'uomo non è quella di un Dio che crea il mondo, che noi non siamo creature, che non siamo generati da nessuna divinità, ma che noi esistiamo, e che esiste un'eternità, e che non esiste un inizio e non esiste una fine per quanto riguarda appunto la vita, la materia, l'universo in cui viviamo. E questo è fondamentale perché abbiamo continuamente conferme di quello che fa il monoteismo. Però voglio partire da due notizie da recenti di cronaca che ci devono dare
un'idea di qual è il nostro percorso, di qual è la nostra vita, al di là di 2000 anni di menzogne e di falsità che tutti i monoteismi pronunciano. Perché ricordiamo che quando noi parliamo di monoteismo vogliamo intendere il cristianesimo, il cattolicesimo, i protestanti, i musulmani e gli ebrei. Di conseguenza non facciamo preferenze, noi il monoteismo è unico, che si presuma che sia più vero uno dell'altro, per noi questa è una menzogna, è una falsità. Noi sappiamo che il cristianesimo è identico all'Islam, l'Islam è identico al cristianesimo, il cattolicesimo non ha nulla di diverso rispetto appunto all'Islam. Perciò il nostro attacco viene fatto in Italia perché la Chiesa Cattolica è sempre più potente, il cristianesimo, il messaggio cristiano è sempre quello più violento. Ma quello che vorrei ricordare a noi uomini, a noi persone, è che la nostra vita non è una vita di creature. E parto da una notizia del 16 marzo della Repubblica, in cui dice, qui si parla dell'origine dell'uomo, della partenza della vita, a parte con parecchi errori, però dalla visione di Adamo ed Eva, di una partenza unica, si sta arrivando a una dichiarazione: nel percorso evolutivo non c'erano più alternative, lo dimostrano nuovi reperti. Cioè, nel senso che più noi siamo attenti alle cose che ci troviamo attorno, alle cose che vediamo, che percepiamo, che possiamo scoprire, meno stiamo piegati sui libri sacri, ma più facciamo archeologia, antropologia e scopriamo che l'uomo ha avuto infinite possibilità, ci sono stati molti inizi, molte fine, sempre relative alle persone. E questo dimostra proprio come sia importante comprendere non delle verità che non esistono, ma la capacità di percepire il mondo. E voglio andare avanti in questo senso, perché noi abbiamo ricordato qualche tempo fa che il nostro amico Silvano ha scritto un piccolo trattato che si chiama La religiosità animale. L'istituto aveva pubblicato anche molti anni addietro un opuso che chiamava Divina bestialità, che era gli animali nella visione della religione politeistica. Cosa è successo? Il domenica 13 marzo il Corriere della Sera pubblica nell'inserto Scienze un'intera pagina che ha qualcosa di significativo. E si parte il titolo: La danza religiosa delle scimpanzé di Jane. L'etnologa Goddall: anche i primati hanno un'anima, e intendiamo come anima non qualcosa di cristiano, ma un qualcosa, una spinta che anima le persone, che anima le cose, che anima anche gli animali. Dato il termine animali, ha nel suo prefisso proprio il termine anima. E comunque dice la danza religiosa. E dice che gli scimpanzé sono commossi dalla bellezza come noi. Aggiunge in un suo intervento Jane Goddall: per la maggior parte, anzi, gli scienziati negano l'esistenza dell'anima e ritengono l'argomento religioso non adatto al dibattito scientifico. E questo sappiamo che è una falsità, che anche la scienza si basa su un presupposto fideistico, appunto, che cosa fa? Elimina alcune caratteristiche perché non è capace di verificarle, d'altronde ottiene questi risultati proprio perché fa delle scelte. Invece dice questa etologa: questi studi dimostrano che noi umani non siamo, come una volta si pensava, gli unici esseri viventi dotati di personalità, intelletto ed emozioni. E disse chiaramente che anche gli animali hanno una capacità di percezione, di essere consapevoli, di percepire le cose, di viverle, di avere una dimensione religiosa, ma una dimensione religiosa che non significa l'accettazione di un Dio o di una verità, ma un qualcosa che li lega alla vita. Logicamente le visioni religiose degli animali sono decisamente superiori alle visioni religiose del monoteismo. Dice sempre la Goddall: ma la maggior parte, parlando degli scienziati, di loro, e forse, cioè la maggior parte, scusate, degli scimpanzé, è forse più in sintonia con il proprio io di quanto lo siamo noi, più consapevoli del grande potere spirituale nel quale tutti noi viviamo e ci muoviamo ed esistiamo. Cioè, nel senso che noi dovremmo essere consci che non siamo all'infuori di niente, che non siamo delle divinità creatrici che sono all'infuori del mondo, della vita, dell'ambiente, ma in che in realtà noi siamo immersi nella realtà, siamo immersi nella materia e siamo all'interno di questo, e che non possiamo osservare il mondo come fossimo un'entità astratta, come il mondo fosse fuori e noi fossimo un'altra cosa. E noi in realtà siamo all'interno e viviamo questo mondo e non possiamo estraniarsi in qualsiasi maniera. Possiamo appunto soltanto immergersi, essere dentro questo mondo ed osservarlo, e non possiamo mai metterci in un gradino, un punto più elevato, un punto staccato
e vederci separati, distanziati, divisi dalla realtà che ci circonda, dalla realtà che abbiamo attorno. Per questo il richiamo appunto agli animali che sono consapevoli di se stessi, ma consapevoli di se stessi dentro un mondo in cui sanno che esistono altre divinità, altre cose, altri uomini, altri oggetti che sono consapevoli della loro esistenza. E questo è un insegnamento fondamentale, perché questi animali, considerati ingiustamente inferiori dagli altri, in realtà dimostrano un'intelligenza estrema, in quanto nella loro vita non hanno avuto il bisogno di codificare libri sacri, non hanno avuto bisogno di profeti che li portassero la verità e di salvatori che li salvassero da qualcosa. Hanno creato società, comunità, hanno creato una cultura, e per cultura non intendiamo la produzione di un libro sacro a cui le persone devono adeguarsi o devono adeguare il mondo, ma la capacità di vivere in relazione e in contatto, in simbiosi con il mondo, sapendo che esistono anche altre cose che possono alterare queste cose e con cui si deve sempre, in un certo senso, entrare in contatto, misurarsi o scontrarsi. Però non hanno mai preteso di essere gli unici detentori della possibilità di agire al mondo o di quelli che hanno la forza e l'energia per farlo. Bene, di fronte appunto a questa capacità degli animali, in cui lei dice che questi scimpanzé sono coscienti del potere spirituale nel quale tutti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, e che appunto vivono in sintonia con il proprio io, noi ci troviamo ad avere attorno a noi cose ben diverse. E io voglio partire da un dato appunto concreto del come si possono costruire società diverse. Abbiamo società come quelle degli scimpanzé che dopo secoli qualcuno comincia ad accorgersi che in realtà non sono animali privi di anima, ma che hanno una loro dimensione, che hanno una capacità e una sensibilità, e noi ci troviamo in un mondo contemporaneo, in una società in cui i monoteismi continuano a essere all'interno di una logica di violenza, di sopraffazione. E voglio partire con un fatto, con un esempio concreto, per dare la dimostrazione di come le cose stanno andando. E allora, prima di passare appunto a una cosa che ci tocca da vicino, voglio parlare di due fatti appunto che si toccano in maniera diretta. Cosa succede? 20 marzo, Corriere del Veneto. Il prete schiaffeggia un allievo, naso rotto, i genitori protestano. Cosa hanno fatto per protestare i ragazzi? L'altro giorno, per proteggere tutti gli allievi del corso di Carismandi, hanno disertato la lezione di catechismo. I genitori non intendono più mandare i figli a catechismo. Ma cosa succede? Dice sempre quello del vento. I panni sporchi, meglio lavarli in casa, insomma. E conclude l'articolo. Pare, in definitiva, che l'episodio debba restare una faccenda tra le mura di Cibiana, che è appunto in provincia di Belluno, e gli ambiti ecclesiastici, senza nessun'altra interferenza, diversamente da quanto accaduto a Fada del Pago e Feltre, dove le religiose della scuola materna sono state indagate per maltrattamenti dalla procura di Belluno a causa dei metodi educativi giudicati troppo severi dai genitori. E come vedete, un sacerdote che si arroga, come tutti i sacerdoti, l'illusione, la follia, la cattiveria di pretendere di insegnare qualcosa a qualcuno, di fronte a dei ragazzi che hanno una normale vitalità, invece di comprenderli, la cosa più semplice per affrontare appunto è quella di imporli con la violenza, arrivando al punto di rompergli anche il naso, schiaffeggiandolo. Però di fronte a questa ingiustizia, e si ricorda che sempre nel bellunese sono state suore indagate per violenza nei confronti dei bambini, è meglio che i panni sporchi si lavino in casa. Bene, da una cultura del genere, questo è un fatto che succede appunto succede nella provincia di Belluno. Ma passiamo a una cosa che io reputo veramente incredibile, una cosa che ci tocca di vicino, ed è la sentenza del TAR del Veneto. I TAR ormai in questo periodo sono abbastanza famosi per le loro scelte, e comunque il TAR del Veneto ha fatto una scelta abbastanza incredibile, che a leggere la frase dalla dimensione della follia a cui siamo arrivati, ha della capacità del monoteismo di imporsi sulla società. Allora, parliamo di questa sentenza del TAR del Veneto. Vi leggo quanto scrive il Corriere della Sera, un trafiletto. Stranamente, questa notizia, che poteva essere interessante per i cattolici, non so come mai sia stata silenziata.
Dice la sentenza del TAR del Veneto, giovedì 24 marzo, Corriere della Sera, il crocifisso a scuola non può essere rimosso. Il crocifisso nelle aule scolastiche non si tocca, lo stabilisce una sentenza del TAR del Veneto che ha rigettato il ricorso presentato dalla finlandese residente ad Avano Terme e madre di uno studente delle medie. Due le motivazioni della decisione del Tribunale. Primo, il valore del crocifisso non è solo religioso ma anche civile. Secondo, la laicità dello Stato moderno si deve anche al cristianesimo. A pagina 32 della sentenza si legge infatti, aperte virgolette, si individua un filo che collega la rivoluzione cristiana di 2000 anni fa, gli elementi cardine dell'illuminismo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la stessa laicità dello Stato moderno. Tutti i fenomeni storici si fondano in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo. Ecco, che un TAR del, cioè, questa è una sentenza del TAR del Veneto, io penso che e una sentenza del genere poteva solo uscire da un tribunale dell'Inquisizione, forse appunto il TAR del Veneto vuole riconvertirsi in questo senso, non lo so. Ma scrivere che tutti i fenomeni storici si fondono in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo ha veramente della capacità della bugia enorme. Cioè, vogliamo essere così limitativi, ridurre la storia dell'umanità, dell'uomo, ridurla a 2000 anni. Cioè, noi sappiamo, e qui abbiamo letto prima, siamo proprio partiti volutamente con questo, che dalle scoperte dell'antropologia stiamo scoprendo che l'uomo è presente su questo pianeta, secondo le loro teorie, da milioni, milioni, milioni di anni. E poi un TAR del Veneto, che dovrebbe essere un tribunale amministrativo regionale, arriva alla capacità di affermare tutti i fenomeni storici si fondono in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo. Quello che la cultura greca, quello che la cultura romana ha prodotto, ha generato, viene cancellato, non esiste. E questa appunto è una sentenza che dimostra quanto ci sia di violento nella visione monoteistica, nel fatto di ridurre tutte le culture ad uno, cioè ridurre appunto al discorso del monoteismo che esisterebbe soltanto la visione cristiana del mondo. E questo noi sappiamo che è una menzogna, perché chi ha un attimino soltanto la briga di sfogliare anche un semplice libro di storia, un libro qualsiasi che faccia storia, si renderà conto della distanza, della lontananza della vita umana, di quanto l'uomo abbia percorso. Rendetevi conto che di fronte a questo la civiltà egiziana viene cancellata perché non è esistita in epoca cristiana. La civiltà di Babilonia, tutte le civiltà antiche che noi conosciamo, e che ci sono anche altre che noi potremmo conoscere e non conosciamo, ma ci limitiamo a questo, vengono cancellate. Le civiltà del Sud America, parliamo degli Aztechi, degli Incas, cancellati da predicatori, da inquisitori cristiani, vengono cancellate e si dice che non hanno significato, che non hanno valore, non hanno importanza, perché quello che conta è soltanto la visione cristiana. Ma d'altronde una sentenza del genere che riduce tutto alla concezione cristiana del mondo, da dove può arrivare questa visione? Dalla sempre famosa parabola che si trova nella Bibbia: prendete chi non voleva che io governassi su di loro e sgozzateli davanti a me. D'altronde, quando una religione monoteistica dice questo, e quello dello sgozzamento è una delle caratteristiche fondamentali di tutte le religioni monoteistiche, perché ricordiamo sempre l'importanza che ha avuto appunto lo sgozzamento per quanto riguarda l'Antico Testamento dalla fuga dall'Egitto, i primogeniti degli egiziani uccisi e sgozzati perché un Dio li voleva. E avanti di questo passo, ricordiamoci un Abramo a cui il Dio chiede di sacrificare con lo sgozzamento del proprio figlio, e un buon Abramo parte, va e cerca di giustiziare il suo figlio. Il fatto appunto di quello che è successo in tutte le epoche, e poi certamente il monoteismo si ripete, d'altronde il monoteismo avendo una sola possibilità e solo violenza. E arriviamo che un TAR, che dovrebbe garantire il diritto dei cittadini ad essere amministrati con una certa correttezza, un TAR fa una sentenza degna di un tribunale dell'Inquisizione. Io penso che se questa sentenza fosse stata scritta da Ratzinger, penso non sarebbero state molte difformità di contenuti e significati. E riuscire ad arrivare a fare una simile affermazione: tutti i fenomeni storici si fondano in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo, significa chiaramente capire
cosa si andrà a prospettare nella nostra continuità, nella nostra vita di ogni giorno. D'altronde noi ricordiamo spesso evolutamente quello che diciamo con la legge sulla fecondazione assistita, sul prossimo referendum su cui si cerca di mettere silenzio e di cui parleremo, che il monoteismo si impone, si afferma soltanto appunto tramite la violenza, tramite l'imposizione. E questa sentenza che va contro i diritti dei cittadini, che impone ai cittadini di sottomettersi a un qualcosa, a una verità assoluta che non esiste, significa chiaramente che lo scontro del futuro appunto sarà uno scontro tra la visione politeistica della vita e la visione monoteistica della violenza, della sopraffazione e dell'imposizione. Perciò quando qualcuno pensa che l'argomento religioso sia un argomento secondario, poco importante, in realtà si sbaglia, commette un errore di fondo che è pericolosissimo. E questa sentenza stranamente è stata sottaciuta, è una sentenza che è passata via e che nessuno ne ha parlato. Io ho visto dei trafiletti, questo è un trafiletto apparso sul Corriere della Sera, un altro trafiletto apparso appunto sulla Repubblica. L'unico che è stato dato un po' di spazio, facendo un articolo in prima pagina, è stato il Corriere del Veneto, che ha detto il crocifisso è il logo della civiltà, mettendolo fra virgolette e ricordandolo appunto che lo ha preso dalla citazione del TAR del Veneto. E difatti quello che anche tutti quanti i quotidiani hanno fatto è stato riportare appunto questa dichiarazione di questa sentenza di pagina 32, in cui si dice che sarebbe questo filo che collega tutta la realtà umana in realtà alla presenza del cristianesimo, e sappiamo che appunto è una cosa folle. Ma allora vogliamo ricordare un qualcosa, che questi che sono principi sono sempre principi di violenza, e che per ottenere questo non c'è nessun problema. Io voglio partire da un piccolo ricordo, da un anniversario, da una data importante che ben pochi ne hanno parlato, ne hanno detto. E allora, visto che è giusto ricordarlo, perché sicuramente purtroppo fra poco ci sarà un qualcosa che riguarderà il discorso dell'8 per 1000, le dichiarazioni dei redditi, e voglio ricordarvi il Banco Ambrosiano, lo scandalo appunto di Roberto Calvi, del crack dell'Ambrosiano nell'81. Perché vi ricordo questo? Perché, come scrive il Sole 24 Ore, dopo 22 anni e 10 mesi si mette fine al crack del Banco Ambrosiano. C'è stato in Lussemburgo una riunione in cui finalmente si è arrivato a stabilire che il fallimento del Banco Ambrosiano è chiuso. Erano presenti, dice Sole 24 Ore, circa un centinaio di banche che sono subentrate al vecchio Ambrosiano. Pensate appunto alla dimensione appunto di questa cosa. Di quelle centinaia di banche che rappresentavano quasi l'intero capitale sociale, scrive sempre il Sole 24 Ore, mancava solo il Vaticano, che con lo IOR e il suo antico reggitore Paolo Marcinsco è stato a lungo a fianco di Calvi per abbandonarlo alla fine, negando ogni paternità delle lettere di patronage di cui si faceva forte il banchiere di Dio nel raccogliere denaro un po' ovunque. Ma perché il Banco, il Vaticano, lo IOR non era presente? Scrive sempre il Corriere della Sera che nel 1984 ci fu un accordo a Ginevra. Scrive sempre il Sole 24 Ore. Lo IOR si impegnò a pagare una certa cifra, di certo più di 250 milioni di dollari. Allora, provate a fare i calcoli con l'inflazione e la svalutazione, cosa rappresentavano. La cifra è presa dal Sole 24 Ore, Finanze e Mercati, mercoledì 23 marzo, pagina 33, per chi vuole recuperarsi il giornale, e dice, e mette tranquillamente questa frase che io non ho visto smentite, e c'è chi parlava di 200 milioni, disse: l'accordo di Ginevra del 1984, lo IOR si impegnò a pagare una certa cifra, di certo più di 250 milioni di dollari. Come vedete, per i monoteisti esistono dei principi invalicabili che vanno difesi ad ogni costo. Sì? Pronto? Sì, ciao, so ciao. Ciao. Demo che una bella notizia agli ascoltatori. Vabbè, se tu hai notizie più fresche, ben volentieri. Che in Germania si attacca a vendere i cesi. Sì, ma qui... ah sì, lo sapevo. Guarda che è una roba eccezionale. Insomma, sì, sì. Basta che li fassano anche qua, solo che dopo, bisogna che vince la paura, la gente.
Perché si cava via i cesi e questi qua che cava i peccati e tutte che monate. Io chi abbia coraggio di vivere? Ma no, scusa, ho appena letto che nel 1984 il Vaticano ha tirato fuori 250 milioni di dollari per uscire pulito dallo scandalo del Banco Ambrosiano. 1984, 21 anni fa, 250 milioni di dollari. Quello che ha fatto il Vaticano, cioè davanti agli occhi di tutti, ha massacrato popoli interi. Sì. Se ne si sveglia, perché ti vedi chi sei, che di fronte a un Dio che dovrà fare robe giuste, no, ma quel Dio non può fare cose giuste, non esiste, sì, ma, cioè il nulla non può fare nulla. Non esiste per me perché sia realtà e basta, ma ragioniamo qua testa cattolica. Sì. Cioè, io ho un Papa e io ho un Padre Eterno, parte di A. Questo dovrebbe avere le ore andare in paradiso, parte di A, perché sta meglio che qua, e se fa mettere tubi, tubetti, mettere A, se ne ha. Una roba ridicola che è in contraddizione. A livello logico e infatti io pensavo che si rivolgesse a Padre Pio per un miracolo, ma si è rivolto alla medicina, chissà perché. Esatto, ma arrivare a chi punti a, se mi dovesse essere in una condizione del genere e so cosciente, mi asso morire. Sì. Che dico, mico finire la mia vita, asso andare che mi messo usare ai già. Uno, cioè, non è obbligatorio, uno dispone della sua esistenza, del libro di disporre della sua vita. Esatto, ma che cosa vuole attaccarsi? A cosa? Perché guarda che se sei un cattolico, un cristiano, uno che crede, che mi dica a cosa? Perché se parliamo di fede, vabbè. Ma i cristiani tu... non ci credono. Difatti no. Sono rabbiosi perché sanno che li hanno fregati, che li hanno ingannati. Esatto. E cioè la loro violenza, la loro forza, la loro rabbia è questo, cioè di una persona che sa che quello Dio non esiste, che il Gesù Cristo buono non è mai esistito, che però non hanno più il coraggio di liberarsi. Esatto. Sono talmente sovraccaricati da quello che non hanno diventati da giovani e non più la capacità di riprendere coscienza. Sì, sì. Bene. Ti saluto. Grazie. Ciao. No, infatti il discorso che la persona sia piegata e sia incapacitata a difendersi, ne abbiamo un esempio proprio bellissimo dato da un politico contemporaneo. Sì, pronto? Ciao Francesco. Ciao, ciao Ivano. Bene. Prima Franco era alla fine della trasmissione. Sì, è arrivato, stavo per entrare, che è arrivato anche lui. Sono contento. Sì, l'importante è che abbia ripreso, insomma, è una bella notizia questa qua, insomma. Che abbiamo ancora qua, tra noi altri. Attento, niente, prima sapete, perché questi qua, è come no, il drago, no, il serpente, capito? L'ultimo colpo di coda si dice no. Sì. Quando è tutto perduto, no? Sì. Questi qua vanno in giro a bruciare libri e siamo attenti perché... prima i libri, dopo cioè con tutte le forze ancora chi resta, diciamo che gli fa, gli attua, insomma, secondo, cioè mi sarò pessimista, non lo so, cioè, ma che sei un certo che, insomma, ecco, sì. Non lo so, non savaria, insomma, ecco. Beh, loro sicuramente faranno delle cose atroci, terrificanti. Sentendo quel tetto del TAR del Veneto, che è boiadina, cioè, non lo so, insomma, se tu mi anni che esiste l'uomo e basta, e dice che è una cultura laica, inerente e accanto, accostata a... Sì, no, ma... questo, vabbè, Claudio l'ha commentata in maniera più articolata su internet, cioè se voi andate sul gruppo di Yahoo Paganesimo trovate il link per arrivare a Claudio del sito di Claudio, dove lui ha commentato questa sentenza qua, perché è una sentenza che è dell'altro mondo, nel vero senso della parola. Sì, ma è roba allucinante, tu sì, come mia è... ha cagato che spacca il muro a Boggia, ma siamo zio dai numeri, sì. Roba di 100 anni fa. Sì, e ma... poi i panni sporchi si lavano in casa. Sì, dai, non riesco, ammetto che se forse sarà un caso, speriamo che sia unico, perché se no... ma scusa, c'è già sempre a Belluno, ci sono quattro suore indagate, perciò... Esatto, cioè, ora non sei unico, ora sei proprio una maia, un vicio subito. I casi di Brescia di pedofilia, sì. Cioè nel senso, cioè, o gli altri casi, i bambini pestati a Tagì di Sotto, i bambini pestati nel veneziano, cioè nel senso che non è... non bisogna andare negli Americhe, nel senso... Per me, ho detto solo che sia un caso per provocarti... Sì, 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 no, capito, dai. Capito. Cioè, voglio dire... che se un cioè e deve far così, cioè deve reprimere, sì. Opprimere i più deboli naturalmente, capito? In tutti i sistemi, tutti sì, i sì, modi, sì, guarda. Con la lettura, con i lavaggi del cervello, con le botte se occorre, capito? Perché io sì. Se buoni menare in mano, ma sì. È che è una sopraerogativa. Beh, i roghi hanno avuto un'abilità tecnica nel farli, nel crearli enormi. Ecco. Qui
idea che non vorrei, no, che se un poco a volta con un bene placido, no, capito, dell'istituzione, sì, ma se fuori a fare casa e dire questo non va bene, questo va ma bene. Ma Ivano, se tu pensi che un Giulio Andreotti ha fatto una dichiarazione che non è piaciuta alla Chiesa e Giulio Andreotti pubblicamente ha dichiarato mi inchino a Ruini, cioè un Giulio Andreotti, cioè nel senso che non è un poveraccio, non è l'ultimo, non è lo scemo del villaggio. Sì, hanno voce in capitolo, insomma. Ecco, lui che è obbligato a scrivere pubblicamente sul Corriere della Sera fa mi inchino a Ruini. Perché lui aveva detto che secondo lui si poteva andare a votare e la Chiesa Cattolica gli ha detto fa no, non si va a votare e lui risponde ci ho ripensato, mi adeguerò a quello che vuole la Chiesa Cattolica, mi inchino, cioè perché proprio testuale, io, cioè, ho qui la dichiarazione, dice fa e mi inchino, sì. Cioè Giulio Andreotti, capito? Ha un amico, insomma, ecco. Sì, ma c'è un Giulio Andreotti che come potare in Italia, sappiamo, sì, insomma. Sempre vuoi potere, quando che entra in politica sempre. Ecco, un Giulio Andreotti che è costretto a dire fa mi inchino. Cioè, questi usa il sorriso con i nemici e capito, e botte, diciamo, con i sottoposti. Se qui è la tattica, no? Il sorriso per attirare, perché sì. Io dice pescatori, ricordiamoci sempre, sì. E pastori, perché il pastorale non è un simbolo così messo a caso. I datori di fedeli sono il gregge. Esatto. Il pastorale è un simbolo. E la rete, il pescatore, i pesci è un altro simbolo. Sì. Le reti lanciare più lontano vuol dire che si deve andare a pescare più distante. Sì. Perché la gente vive ai confini tra la disperazione, la salvazione dell'anima, bisogna andare distante a pescare, ora tirare in rete. Qui che filtra del fora, userà le reti più con maglie più stesse. Sì. Capito il discorso? Sì, ma rascheranno tutto, anche sì, il barile, sì. Il fondo, insomma. Sì, sempre col sorriso, però. Sì, 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 ma per salvare gli altri. Sì, però quei sottoposti sui li usa in maniera forte. Sì. Ricordate che... Sì, ma infatti il fatto senso che un certo Giulio Andreotti deve dire minchino a Ruini, sì. Lo deve dire pubblicamente, dire mi sono sbagliato, ho cambiato idea. Cioè, ma non con il linguaggio democristiano politico che non si capisce niente, cioè, chiaro, cioè, io qua all'intervista di Andreotti dice fa e minchino. Sì. Linguaggio proprio, cioè chiaro, non è che chiaro. Poi va interpretato, ma non intendeva, no, voleva dire, no, significava metafore, che no, avanti, non so, andiamo avanti, cioè siamo, dico solo che non è, diciamo che non venga fuori un domani che dopo questo che leggiamo non va bene, ora ci tiriamo via, se no, capito? Beh, d'altronde il fatto stesso che un vescovo dica di non leggere il Codice da Vinci, che tutto sommato è un romanzetto. Sì, cioè... sì, non voglio neanche a comprarmi, cioè, non sì, ti dico. Tanto. Sì, ma cioè, ma rendi conto, cioè, non è che sia un libro di storia, sì, che sia, è un romanzo. Sì, tanto di me, insomma, romanzi storici, insomma... E su Alessandro, per esempio, Alessandro il Grande, che è bellissimi. Ma sì, ma dire... poi non c'è nulla di sconvolgente, cioè, e se arriva... Ma se tu rendi conto che nel Libano, che vive all'interno di una realtà musulmana, è fuori legge. Ecco. Cioè, in Libano le chiese cristiane e musulmane, d'accordo, hanno messo fuori... Cioè, è vietato leggere il Codice da Vinci. E ci sono 13 chiese cristiane, 5 chiese musulmane, cioè 18 chiese di due regioni diverse. Dettano legge e hanno stabilito che i libanesi non possono leggere il Codice da Vinci. Il cardinale di Genova ha detto: consiglio i cattolici a non leggerlo perché adesso non può farlo. Ma con un'ascendenza come quella del Tar del Veneto. Esatto. Sì. Anche perché ci ricordiamo. Che l'ultimo libro è stato bruciato nelle questure nel 1957. Cioè, 50 anni fa, Non sono secoli fa. Esatto, 50 cioè, anni fa. Dunque, due anni io avevo più o meno. Ecco, cioè, io sono nato nel 57. Cioè, renditi conto che nel 57 in Italia esisteva ancora una cultura in cui si poteva bruciare un libro, esatto. Perché qualcuno lo trovava immorale. Che in Francia, diciamo che c'era avanti 50 anni con quella dell'esistenzialismo, capito? Ma se guarda, c'è un articoletto di Vittorio Brancati sulla censura che è fatta negli anni ancora 70, in cui ricordava che nel 1931 la polizia arrestò a Roma un ubriaco che andava in giro che diceva Maramao perché sei morto, che cantava. Ecco, lo arrestarono perché secondo lui intendeva il Papa che era appena morto. Il Papa. Cioè, questo era ubriaco, in giro per Roma, cantava una canzone di moda che era Maramao perché sei morto. Loro hanno capito che erano presi in giro del Papa che era appena morto. Sì,
arrestato. Arrestato, e sono fatti l'idea che questo qua è in giro, capito? Cioè, si sono immedesimati nel lutto, capito? Si sono sentiti presi in giro questo qua, hanno fagocitato il lutto della gente, del Papa, detto, e gli ha arrestato qua, perché gli voleva sentire... Ma questo era ubriaco? Sì, cioè, proprio... Va bene. Va bene, Francesco, ciao. Ciao Ivano. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao Francesco. Ciao. Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. E allora mi è piaciuto Pagnin quest'oggi, veramente Lorenzo sei stato grande. La realtà, e sono all'unisono con te da molto tempo, la realtà è quella che è. Punto. È quella che vediamo. Ed è uguale per tutti, è inutile che io venga a spiegare a te cos'è la realtà. Se tu hai gli occhi vedi la realtà. Ridicolo. Vuol dire che quell'assoluto è veramente ridicolo, E invece è uguale per tutti. E non sappiamo da dove viene e dove va. Ma guarda. Almeno che tu non chiuda gli occhi, Giampaolo, almeno che tu non... È vero, ma almeno questo è giusto. Sì. Che è uguale per tutti, non c'è il saputone che viene a dire a te com'è la realtà. È quella che è. Tu hai i sensi, la capacità di un corpo che può capire la realtà e che ti attorno. Ma almeno una cosa che è giusta, è uguale per tutti, che non c'entra anche qui il potere che ti pesta. Che... Ma guarda, l'albero dà i frutti a te come a me. Sì. E l'albero però non ha l'anima, l'albero. Ah, beh, non ha l'anima. Per me sì, c'è. Cioè... Ti dà l'ossigeno, ti dà la frutta, ti dà il legno, lo uccidi... Però è merda, non ha l'anima, hai capito? Ma tu guarda a che punto arriva l'arroganza, la prepotenza umana. Io veramente mi vergogno certe volte di chiamarmi uomo. Ti scuso, sai? Sì, sì, sì. Però quando vedo il circostante... Ma, scusa... Ed è femmina. Giampaolo. Che è bello che è femmina, perché i colori... Tutto il circostante, dimmi qualcosa. Ma Giampaolo, io ti ricordo di ricordare quello che è successo nel Veneto. Il TAR del Veneto che ci fa, tutti i fenomeni storici si fondano in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo. Ecco. Cioè, anche l'alba, il tramonto, anche la nostra cultura. Dimmi la verità, ma quando vedi il sole bambino che va sotto le coperte ogni tanto, sotto le lenzuole, poi si fa vedere, fa capolino, non è... Figlio della natura, figlio proprio della natura. È natura. È natura ed è femmina. È inutile che andiamo a celebrarci il Dio maschio, è un Dio femmina per me. Cazzo, per fortuna è un Dio femmina, che crea, che produce, perché l'uomo lavora, si fa quello che vuole, però è contenuto dall'utero femmina e nasciamo femmine se non erro. Così dicono i medici, nasciamo femmine e dopo, in base alle temperature e altre storie, diventiamo anche maschi in parte. Però è inutile illuderci, il maschio, ma cosa c'entra questo? Cioè, tu guardati intorno e guarda la tenerezza, la dolcezza che danno il consalato, perché io sono un patito purtroppo del colore, siamo malati noi che adoperiamo i colori. Ti ringrazio. Bene, ciao Giampaolo. Ciao. Io ricordo i numeri telefonici, sono 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole intervenire in trasmissione. Perciò appunto le linee sono aperte, sono attaccate e i telefoni sono appunto raggiungibili da chi vuole intervenire ed esprimere qualcosa. Difatti appunto quello che noi dicevamo è che per comprendere le cose, per comprendere il mondo, non abbiamo bisogno di maestri, di insegnamenti, di profeti. Non abbiamo bisogno di salvatori, abbiamo bisogno di essere capaci di utilizzare l'intelligenza, la capacità, la nostra individualità, i nostri sensi per comprendere il mondo. D'altronde, soltanto chi pensa che la verità sia scritta in un libro sacro e che ci sia qualcuno che arriva prima e che possa salvare gli altri, ha l'arroganza, è talmente borioso che può pretendere di imporlo agli altri. Ma noi dovremmo essere sempre consci che noi siamo attenti, abbiamo la possibilità di osservare, che i nostri sensi non hanno bisogno di essere ammaestrati, di essere domati, di essere piegati. Devono solo essere utilizzati, vissuti e impiegati per comprendere il mondo. Noi viviamo proprio il mondo della sensibilità, della percezione, dello sguardo, della sensibilità. Ed è solo richiamandoci la nostra sensibilità verso l'esterno
che noi potremo comprendere il mondo, potremo comprendere la vita. Noi non abbiamo bisogno che la vita ci venga raccontata, descritta o significata. Il nostro sguardo è più che sufficiente per comprendere cosa è la realtà, cos'è il mondo, cos'è la sensibilità. I nostri sensi sono proiettati in questo. Tutta la nostra vita è fatta di relazioni, di contatti, di percezione. E poi c'è chi, appunto, vuole limitare in base a una verità assoluta che non esiste, in base a un'imposizione, in base alla violenza, in base proprio al pretesto di imporre agli altri un modo di comprendere o di significare la realtà. Sì, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Un saluto a Silvano. Ciao. Ciao. Non mi vergogno di dire il mio nome perché... No, tranquillo, ti ho riconosciuto, dai. No, ma mi vergogno perché sono omonimo di un certo Paolo di Tarso, mi vergogno. Uno, se voi cristiani, se volete controllare... Beh, io mi chiamo Francesco, scusa Paolo, io mi chiamo Francesco e non mi vergogno di Francesco perché ci è una bestia come un San Francesco, insomma, dai. Certo, ma attento, uno, come nella lettera agli Efesini, capitolo 6, siccome in questa radio, questa emittente, è stato definito il grande Paolo di Tarso, dovete dire, schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, con semplicità di spirito, come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio in cuore. Il grande Paolo di Tarso, detto in questa emittente. No, non importa se nel senso lo dico in tutte quante le chiese. Mi vergogno di chiamarmi Paolo, anche se so benissimo che Paolo è un nome latino, Paolo, in effetti, in latino vuol dire piccolo, guarda sì. E invece tu non sei neanche piccolo, tra l'altro. E comunque, un cristianesimo che comunque adornato, travestito dalle penne peregrine del paganesimo, di tutta quanta... una rapina che ha fatto il cristianesimo. Per esempio, Tito VI, che a me piace studiare un po' del greco, no? Sì. Tra l'altro, uno dei, come si può dire, cavalli di battaglia del cristianesimo è non date, la famosa frase, non date le perle ai porci. Sì. Bene, studiando le favole di Esopo, il greco, il pagano, Esopo, mi sono imbattuto in questa favola. Il cane che trova una pietra preziosa. Sì. Praticamente adesso vi sparagno tutto quanto la favola, ve la faccio in sintesi. Cosa dice Esopo? Il cane affamato cercava per fame un osso, si imbatte in una pietra preziosa e naturalmente ne sa cosa farne. Gli ellenestai, cioè non i greci autoctoni, ma gli ellenisti, cioè i giudei ellenizzati, tipo Giovanni, il redattore del quarto Vangelo sinottico, si impossessano della cultura greca, si impossessano delle favole di Esopo, ed ecco che il cane, con un colpo di bacchetta magica, diventa un porco. Non date le perle ai porci, ma come base, come struttura, come supporto c'è tutto quanto la cultura pagana. Sì. Per oggi basta, se no vi annoio. No, hai detto delle cose interessanti, anche perché ancora, sai... Ancora, sta attento Francesco, ancora un saluto a Silvano, se lei l'ascolta. D'accordo, bene. Beh, a parte che lo vedo, perciò... l'ascolto. Ciao. E il famoso inno, quando ce l'ero... Sta attento, te lo sai che le cose va fatte secondo il momento presente, no? Sì. Lì una volta che ho provato a telefonare, no? Sì. Ma mancava 5 minuti e una volta che ritornerà il medesimo impulso, il medesimo sentire, d'accordo, allora ve lo farò sentire. Noi ti aspettiamo. Ecco, ciao intanto. Ciao Paolo, ciao. Sì, Paolo ha detto una cosa interessante, di come la schiavitù, il dominio, il possesso degli altri sia una caratteristica basilare del discorso cristiano. Ma questo significato di schiavitù, di imposizione degli altri, ne abbiamo un esempio concreto che vi voglio leggere. E ora tutti quanti sapete che prossimamente ci sarà il referendum sulla fecondazione assistita. La notizia è apparsa sul Corriere della Serica domenica 20 marzo 2005
Un certo senatore a vita, Giulio Andreotti, ben conosciuto penso da molti ascoltatori, aveva fatto alcuni giorni prima una dichiarazione in cui diceva che come politico lui sentiva il bisogno di andare a votare. Richiamato all'obbedienza, alla schiavitù, alla sottomissione dai cattolici, dai cristiani, il Corriere della Sera, 20 marzo, articolo: Andreotti, mi inchino a ruini e non andrò più a votare. Leggiamo soltanto le prime due domande, le prime due risposte. Sulla terza c'è una bella frase che è la più significativa. Allora dice: non sono un protestante e mi inchino. Accetta l'imposizione data da un suo buon pastore. Dice il giornalista: Presidente Andreotti, nel mondo cattolico c'è un ripensamento. Vescovi e intellettuali decisi a votare no al referendum considerato ora di astenersi lei. Ho cambiato idea. Non parteciperò al referendum per abrogare la legge sulla fecondazione assistita. Resterò a casa seguendo l'indicazione del Presidente dei Vescovi italiani. Il giornalista prosegue: l'appello di Ruini non era già stato formulato quando lei due mesi fa disse che sarebbe andato a votare? Giulio Andreotti: è vero, in primo tempo ho ritenuto di restare fedele al principio, sempre enunciato dai cattolici in politica, secondo cui partecipare al voto è un dovere. Il principio non è più valido? Dice: no, su questo non ho cambiato idea, ma nel frattempo c'è stato uno schieramento molto ufficiale da parte della Conferenza Episcopale e in questi casi fare il libero battitore a me non piace, non sono un protestante e mi inchino. Questa è la risposta che è stato obbligato a dare un certo Giulio Andreotti di fronte alla richiesta del suo buon pastore di adeguarsi, di rimanere in linea, di rimanere all'interno del gregge. E questo appunto è avvenuto con un politico che di potere, di conoscenze, di agganci, di storia ne ha, che pensava o cercava di essere libero, ma quando il buon pastore chiama tutte le pecore ne corrono. E se qualche pecora cerca di sfuggire un po', c'è sempre i cani da pastore che lo riportano dentro. E questo qua, appunto, ricordatevelo, è avvenuto in Italia, è avvenuto con un politico che conta, che potrebbe anche difendersi. E alla fine questo politico, di fronte alla sua fede cristiana, è stato costretto ad ammettere che, essendo battezzato, essendo sottomesso a un gregge, sottomesso a un buon pastore, lui deve fare la pecora, e se il suo pastore gli ordina di fare una certa cosa, lui deve farla. Benissimo, rendetevi conto quali leggi potranno passare, quale principio, quale scuola, quale società si potrà costruire. Siamo partiti appunto ricordando il TAR del Veneto, che dice che tutto è basato sul cristianesimo, e abbiamo la dimostrazione di cosa significa orientare la nostra esistenza, quello che noi viviamo, su principi cristiani, che sono principi poi del monoteismo, perché ricordatevi che cristianesimo, cattolicesimo, islam ed ebraismo sono un'unica realtà, hanno un unico metodo e hanno un'unica via per imporsi. E quando un Giulio Andreotti è obbligato a dire mi inchino e lui lo dice, e pur di essere obbediente non ha problemi di perdere la faccia in questo senso, rendetevi conto cosa sarebbe il progredire di leggi come quelle sulla fecondazione assistita, quali principi normativi di legge di imposizione si potrebbero fare nella società. Ma quello che ha colpito il Giulio Andreotti, senatore a vita, presente nella politica italiana nel dopoguerra da sempre, è avvenuto anche con altri politici che, di fronte al fatto che dicevano che si poteva votare, hanno dovuto dichiarare che sono stati fraintesi, che loro non volevano dire quello e che non si volevano appunto scontrare con quello che dichiarava la Chiesa Cattolica. E ricordatevi che la Chiesa Cattolica non è un partito politico, è una religione che applica alla lettera quello che il suo profeta e fondatore, il criminale Gesù Cristo, ha fatto, quello di imporre la volontà sugli altri, quello di sottomettere gli altri, quello di chiedere agli altri la sottomissione a un principio. Sì, pronto? Sì, pronto. Beh, sì? Scusa perché c'è la radio alta. Io dico una cosa. Sì. Tu che hai trovato un grande spazio su questa radio. Che sì, cosa devi dire? No, devo dire soltanto che come questa radio ti ha dato lo spazio. Sì.
di parlare. Sì? Ecco, non me l'hai dato te. Te l'ho dato io, ma te l'ho dato anch'io. Ecco, una, due, dov'è che vivi tu per parlare? Chi è che ti... Tu dove vivi? Tu hai diritto di chiedermi dove vivo io. Sì, esatto. Tu hai diritto, di stabilire cosa posso dire. Tu vivi in Italia e puoi parlare in questa maniera. Grazie perché sei in Italia. Ah sì? Hai capito? Sì. E lascia fare il Cardinale Ruini, fare la Chiesa Cattolica, lascia fare i cristiani come te e dopo vediamo cosa si arriverà, dai. Sei a livello, ma non povero. Sì, tu cosa a livello sei? Nazionale. E tu a livello? Allora, sono un rione, difendi la vita. Solo tu stai calpestando. Cosa sto calpestando? Io sto calpestando niente. Sì. Sì, dai. Dove tu cammini, stai seminando porcheria come sei. E tu cosa stai seminando? Tu sei giudice, tu puoi stabilire quello che semino io, o tu sei giudice, tu sei il giudice che stabilisce cosa posso dire, tu sei il giudice che può stabilire cosa posso dire. E hai la possibilità di dire. Sì, va bene, io ho la possibilità perché gente come te è contenuta e limitata. Se ti lasciassimo lo spazio, come quello che vorrebbe fare il TAR del Veneto, sicuramente il nome tu li andresti ad accendere. E tu non lasci né parlare. No, ti lascio parlare. Ma le persone che vengono a fare il giudizio degli altri, che stabiliscono il diritto, che idea hai te? Lasciami lo spazio. Che spazio devo lasciarti? Quello di farti giudice, quello di imporre le cose, quello di giudicare gli altri? Benissimo. Vedete, io le persone sono abituato a rispettarle, ma non posso accettare le loro idee quando sono quelle di sopraffazione. Io non dico ai cattolici di non pensare o di non credere nelle loro cose, dicono che non possono imporle agli altri. Se questo cattolico le può dire le cose e non finire sul rogo per qualche eresia, è perché milioni di persone sono morte perché lui possa esprimere queste sue opinioni. Sì, pronto? Sì, buongiorno, sono Beppi. Sì. Appena sentito sto qua, non state arrabbiati. No, vedi, se quando guarda qualcuno viene a fare... Guarda che viene dei milioni e miliardi di gente come sto qua. Sì. E ora non mi dispiace che ti ho sentito un po' arrabbiato, ma non vale la pena questa tua. Dico solo questo perché sei un tocco che ti ascolto. E voglio dire una roba, i bigotti, fatti tutti così. Non ti può dire e spiegare che quello che ti devo dire, perché non capisci un caso. Sono d'accordo. Non capisci perché io lì se venivi su con il lavaggio del cervello, che bisognava chi pregasse, che questo, che quello. Io dice qui che va a piangere a San Piero, che il Papa non parla, che ha un cancro, non so. Dunque, non c'è niente da fare, Ti saluto. Grazie. Ciao. No, ecco, io non sono arrabbiato, perché vedete, il problema è un po' diverso. Queste persone hanno sempre la pretesa di stabilire e di giudicare quello che dicono gli altri. Questa persona non è venuta a contestare le affermazioni. Tra l'altro, io ho utilizzato, come avete ascoltato, moltissima rassegna stampa. Ho citato il giornale, la data, la pagina, ho citato la frase, l'ho letta completamente. E questo qui gli dà fastidio che gli venga ricordato questo. Cioè, si è arrabbiato perché ho detto che una persona di potere di fronte alla Chiesa Cattolica deve dire mi inchino. Ma questo è successo. Sì, pronto? Ciao. Senti Francesco, sono ancora Paolo. Sì. Alza che risponde un attimo a sto pezzo di merda. Alza che dici una paureta di Voltaire, l'illuminista Voltaire. Allora, cattolici, cristiani, invadite pure la terra. Avete approfittato dei tempi di ignoranza, di superstizione, di demenza per spogliarci della nostra eredità e per calpestarci, per ingrassarvi con la sostanza degli sventurati. Tremate che non giunga il giorno della ragione. Vegnerà il giorno che sui cieli sarà scritto chiuse per mancanza di ignoranza, pezzo di merda di cristiano. Va bene. Paolo logicamente sente le cose in maniera molto molto animata e ha giustamente, perché questi monoteisti vengono a contestarti il fatto che tu abbia il diritto di parlare. Sì, pronto? Parlo con Gamma 5. Sì, ciao. Ah,
Ah, niente, io sto sentendo questa persona che sta parlando alla radio. Sì. Siccome io sono un cristiano, sì, e rispetto tutti quanti, però sì, trovo giusto che una persona alla radio permetta di dire queste oscenità. No, assolutamente. Qual è oscenità, scusa? Chi ha detto oscenità? Nessuno. Scusa, come ha scritto Salman Rushdie recentemente, massimo rispetto per le persone, nessun rispetto per le idee. Chiaro, questo è un principio che è il nostro principio di questa trasmissione, le persone vanno sempre rispettate, le idee non vanno mai rispettate. Come direbbe Papini, abbiamo bisogno di più teppismo intellettuale, perciò questo è il nostro principio. Comunque io mi sono sentito offeso come cristiano. Vabbè, ma voi vi sentite sempre offesi, cioè nel senso, se avete una sensibilità per imporre agli altri di stare zitti, non si può. Cioè, nessuno ti offende, le tue idee però possono essere oltraggiate, le tue idee sì. Si può. Vabbè, scusi, io non mi permetterei mai di... Se tu non te lo permetti, io me lo posso permettere, va bene? Perché io non ti offendo, non attacco le persone, ma attacco le idee. E lo possono fare anche gli ascoltatori. Le idee, le persone sono sacrosanti, inviolabili. Le idee devono essere demolite. Ma comunque la forma, secondo me, è sempre... Non si stabilisce la forma, ma il contenuto e il significato... Vabbè, mi lasci che parlare. Sì, stai parlando, dai. No, io dico, se alla fine la forma per esprimere un'idea, sì, dà l'identità della persona. Ma scusa, ma tu sei un giudice, scusa, hai qualche idea, esprimi con la tua idea. Ma perché devi giudicare la forma degli altri, valuta la sostanza degli altri? Stiamo parlando, perciò ognuno parla con la sua caratteristica e con la sua volontà. Lei mi sta aggredendo adesso? Non ti sto aggredendo, dai, ci sto soltanto insegnando che si deve discutere delle idee e non della forma. Se il fatto che uno bestemmi o non bestemmi, secondo me l'importante è il contenuto e il significato. L'importante è rispettare le persone, ma non le idee. Ma guarda, io rispetto tutti, io però dico che alla fine rispetto chi ha anche... Chi è che stabilisce che cos'è il rispetto? Tu stabilisci cos'è il principio di rispetto. Allora, io le dico che lei è una testa di cazzo, secondo lei... Ma vedi, questa è un'offesa sulla persona, ma non... è una caratteristica del tuo... Nessuno noi diciamo alla persona questo. Detto questo, no, lui l'ha detto all'idea. Non ha detto che Pinco Pallino o Tony, no. Ha detto che come concetto è stato un cristiano che vuole imporre agli altri, è quello, ma si riferisce all'idea dell'imposizione. Anche, provi ad ascoltarsi il registro. Ma no, sì, ma è chiarissimo, scusa, dai, è chiarissimo. Stiamo parlando di idee, non di persone. Io non discuto perché uno può avere tutte le sue idee. Vabbè, ma tu stai discutendo che gli altri non devono dire idee che ti danno fastidio. No, dà fastidio. Che? Ma perché ti dà fastidio? Spiegami perché ti dà fastidio, scusa. Se ti dà fastidio, ti metti su Radio Maria e forse provi meno fastidio, scusa, nel senso. Quando i cristiani dicono che gli altri sono. Lei su Radio Maria qualche volta, come faccio io, che ascolto Gamma 5, perché la persona che aveva parlato un'ora fa e aveva espresso. Ma che se ne frega la persona? Lascia stare lì, si parla delle idee, cioè nel senso che quello che fanno le persone è un problema delle persone. Lasciamo stare la vita delle persone. Siamo una radio che discute di idee, discutiamo delle idee. Ma voi siete degli interlocutori, siete dei moderatori, dovete fare. Ma noi non siamo moderatori, noi non siamo qua a fare i neutri, qua non siamo a fare i giudici. Radio Gamma 5 è una radio di idee, di dibattito, di discussione feroce, ma di discussione che rispetta sempre le persone. Ecco, tutto qua. Che secondo me il moderatore deve cercare di dire. Ma io non sono moderatore, io sono un conduttore che non fa una trasmissione a pagamento, fa una trasmissione in base alle sue idee e che vuole discutere di idee. Di conseguenza io non devo moderare nessuno. Le chiedo scusa. No, dicemi scusa. Intanto io speravo di trovare anche in lei di poter parlare liberamente. Sì, ma tu puoi parlare liberamente, però non puoi porre delle regole tue per la discussione. Io dico che mi fa schifo di sentire che... Ma io ti direi, lavora nella tua anima, nel tuo cuore spiegati perché ti fa schifo. No, mi esprimo la mia idea, visto che lei rispetta le idee degli altri, sì. Io dico che... rispetto tutte le idee, però le idee vanno portate. Questa non è un'idea, questa è un'imposizione. L'idea è che mi fa il rispetto è per le persone, il rispetto è per le persone. Hai ragione tu. Sì, dai, ma no, io non voglio aver ragione, so di aver ragione. Sì, cerchiamo di comprendersi in maniera significativa. Quello che vanno rispettate sono sempre le sue persone. Sì, pronto? Sì, Paolo, scusa Francesco. Non è il suo problema. Io volevo esprimere una cosa, un mio modo di vedere
dal mio punto di vista le religioni sono basate sulla falsità. Sì. Perché non è niente di dimostrabile, ma quel che è peggio, che adoperano i beceri, va bene, scopritori delle cose più familiari, della radio, della televisione, del telefono, dell'auto, adoperano tutte queste cose che sono state, se non erro, inventate da semplici agnostici o addirittura atei o addirittura pagani. Ma perché vedi, ma Giampaolo, capisco questa... che la terra è rotonda, ha fatto fatica ad ammetterlo. È basato tutto sulla falsità. Però Galileo non portava rispetto, Galileo non portava rispetto alle idee quando diceva che la terra era rotonda e gli altri dicevano che era piatta. Ma siccome se non si sentivano offesi. Con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione è difficile, e nonostante tutto la menzogna continua, però è più difficile imporla come 4-5 mila anni fa. Adesso col cavolo che accettano questa situazione, però adoperano sempre questi strumenti con la quale sto parlando modestamente con te, con altri, con tutto il circostante. Comunque pensa... E non capisco il loro Dio quando ci dà una mano in questo. Non te la può dare, non esiste, dai Giampaolo. Non sai che il Salvatore non arriverà, bisogna andare ad arrangiarsi. Comunque... La falsità è alla base di tutte la menzogna, cose. L'inganno. Sì. Ti saluto e ti ringrazio. Ciao. Sì, difatti, ricordiamo che per la Chiesa cattolica anche Galileo sosteneva che la Terra era rotonda, era un'offesa ai cattolici. Sì, pronto? Pronto? Sono Antonio. Ciao. Campo Ciao Antonio. Ecco, niente, una volta ho sentito una interpretazione, non so se condivisa anche da te, ma era stata fatta da Claudio, del figliol prodigo. Sì. Dunque, il padre che accoglie il figlio facendo grandi festeggiamenti, sì, viene visto come una figura negativa. Cioè, il suo modo di ragionare, dunque non sono stato convinto. Sì, ma non è questo il mio problema. Sì, cioè, Piero, vedi, Antonio, sono d'accordo con te. Cioè, se tu prendi un esempio svincolato dal contesto culturale che è tipo la Bibbia, gli significa che il padre è stato veramente incapace di rendere autonomo il figlio. Cioè, l'ha castrato, cioè proprio, andremo quasi alla psicanalisi, in cui questo padre porta il figlio alla ribellione. E di conseguenza se il figlio si ribella, perché si ribella? Perché probabilmente il padre è talmente impositivo, cioè è violento, di conseguenza fugge e non ha avuto un insegnamento sufficiente ad essere autonomo, fallisce nella vita ed è costato ritornare a carità dal padre. Il padre di fronte a un figlio fallito è ben contento perché ha la riconferma della sua violenza. Cioè, questa è un'interpretazione proprio che può dare anche a livello psicanalitico. Io darei un'altra interpretazione. Sì? Dunque, non si può dire che il padre abbia adottato un sistema educativo differenziato rispetto agli altri figli, perché dalla lettura risulta che c'erano anche dei fratelli che sono rimasti in casa e anzi se ne sono sentiti adottati perché a loro avviso sembrava che il padre, non so, avesse un debole per il figlio prodigo. Dopotutto, secondo me, lui, cioè il padre, una volta che ha consentito e gli ha anticipato l'eredità a questo figlio che poi è risultato aver gestito malamente i soldi, no? Lo accoglie. Non so, penso che tutte le persone desidererebbero di avere un padre così magnanimo. Vabbè, ma tu non parla la nostra... L'eredità di questo genitore. Vedi, ma... dice, dato una educazione castrante al figlio che si è comportato male, quindi la colpa è del padre che al ritorno celebra il fallimento del figlio, il suo trionfo di educazionale, no? Sì. Ma questo lo dite voi? Vabbè, io vorrei avere un padre così. Sì, vedi. Dopo avere rispettato la mia personalità,
mi consente di andare fuori casa. Ma vedi, il successo di un vedi Antonio, che mi ha dato il successo di un padre è la capacità di mi perdona avere dei padri così. Vedi, il discorso è questo qua. Un padre deve sempre essere capace di capire che i figli non sono suoi, ma che sono delle persone che si devono liberare. Il fatto di essere capito a livello protettivo, di costringere un figlio ad andarsene, il fatto che tu non gli dai le capacità culturali. Ha aderito alla richiesta del figlio di andare fuori, non lo ha costretto. Sì, ma vedi, è il fatto che però il figlio fallisce. Ma vedi, perché gli altri hanno accettato in maniera passiva, c'è chi si ribella e chi non è capace di ribellarsi. C'è chi diventa autonomo e chi non è capace di diventare autonomo. Ma allora è positivo nei confronti del figlio? Perché vedi, il problema dei genitori è quello di creare individui, persone che non siano sottomesse ai genitori. Ma no. Sì. È un'interpretazione molto, molto forzata, non mi convince. Sì, ma non è un atto di fede. Avere avuto un padre come quello che ha avuto il figlio al prodigo. Sì, ma vedi, c'è un discorso. Che sa perdonare. Sì, beh, tu lo pensi come livello di perdonare, però tu devi comprendere cosa c'è tutto all'interno di tutta la Bibbia e che c'è sempre questo concetto in cui le persone. Cioè, quante volte la Bibbia dice appunto qui consento con te, ci sono altri episodi in cui questo va inquadrato, però questo episodio preso a sé stante. Sì, sì, no, ma vedi, cioè, ma vedi. Sì, ma vedi, tu fai praticamente la Bibbia, però è un continuum, cioè nel senso che c'è un principio che viene ripetuto. Allora bisognava aver detto queste cose. Sì, beh, dato avere trovato gli episodi negativi, diciamo, in cui viene inserito questo. Beh, l'Abramo di Isacco, quando Dio dice ammazza tuo figlio e lui lo va ad ammazzare, cioè dà il tipo di rapporto che esiste. Ma vedi che te stai facendo adesso, storni il discorso dal figlio al prodigo. No! Ad Abramo. No, cioè, il prodigo c'è tanto di positivo, mentre nell'altro di Abramo. È come ad esempio la crocifissione di Cristo, che il figlio invoca il padre e il padre lo lascia morire. Guarda, la Bibbia è come un panettone, dentro che c'è tanta porcheria, però ogni tanto si No. Quando Cristo muore sulla croce, il Dio, che è suo padre, non si frega niente, lo lascia crepare. Vorrei chiudere il discorso, perché mi sembra di avere già, adesso finisco solo per ripetermi, non aggiungere niente di nuovo. Io vorrei chiederti, non vorresti anche te un padre come quello? Bisogna vedere gli elementi che ci sono, cioè nel senso, io sono sempre dell'avviso che i genitori devono rendere autonomi e indipendenti i figli. Ma è autonomo di quello che gli ha Perché ha fallito. Ha fallito, cioè nel senso che non l'ha preparato. Come fai a dire se ne aveva degli altri e i risultati sono stati diversi? Perché lui aveva gli strumenti, aveva il potere, aveva la capacità di poter intervenire e di educare un figlio. Se gli altri me li descrivi come succubi, mentre questo sembra che sia ribelle e invece è autonomo, guarda caso. Sì, ma sai, ma d'altronde non ha fallito. C'è la parabola biblica che dice che vedi, ha fallito nei riguardi di quelli che c'è sempre il discorso del concetto del buon gregge e del buon pastore. Il pastore non è contento per le gregge che stanno dentro l'ovile, ma per la pecora che ritorna, capito? Cioè c'è sempre il discorso che nessuno può sfuggire, nessuno si può allontanare. Questo è un concetto che tu lo porti con le persone, cioè c'è la ripetizione, vi farò pescatori di uomini. Andate e convertite gli altri, cioè gli altri sono qualcosa che sono privati di qualcosa e voi avete il potere su di loro. Forse avete scelto l'esempio più sbagliato, dovete arrampicare sui vetri per dimostrare la cattiveria in un genitore che non c'è. Nel senso che poi guarda, io volevo dire, va letto in un'altra chiave questo racconto. Ma guarda che c'è. Il Padre Eterno, per chi ci crede, è così magnanimo che accoglie anche quelli che. C'è un libro di una psicologia. Si pensano anche all'ultimo momento. Guarda, sta attento. Il Padre Eterno. Ti faccio un'altra interpretazione. C'è un libro che si chiama La Luna Nera.
fatto dalla Red, in cui parla del figliolo prodigo e lo usa come esempio negativo, cioè di un padre che rende incapace l'uomo di affrontare la donna, perché secondo questo testo psicanalitico il maiale è il simbolo della vagina. Il fatto che lui diventi il guardiano dei maiali vuol dire che ha dei rapporti con l'altro sesso. Alla fine è costretto ad abbandonare l'altro sesso per tornare all'interno di un concetto di padre. Sì, però vedi, cioè, anche questa è un'interpretazione che ha un significato, che ha un potere. Guarda, questo è un significato che qualsiasi persona dotata di senso. Però nella simbologia, ad esempio, il maiale rappresenta la vagina, e perché lui è una cosa positiva. Allora volevo dire, il significato è questo, è un significato religioso. Dio è tanto buono che ti consente. No, ma vedi, il problema è che questo Dio non c'è. A lui gli basta che all'ultimo momento tu ti penta anche, sì, ma vedi, ma già il concetto, e di là avrai in premio il paradiso come gli altri. Sì, ma vedi, ma già il concetto, il messaggio che ti vuole mandare la Bibbia ai credenti. Sì, ma vedi, ma vuole inviare qualcosa che pieghi le persone, che le controlli, che le vada a dominare completamente. Insomma, il vostro racconto non mi ha convinto. Vabbè, ma noi mica dobbiamo convincerti, sai. Nessuno, perché avete scelto l'esempio sbagliatissimo. Vabbè, meglio cimentarsi sulla dove è più difficile e dove è più facile. Bene. Ma non è questione di difficoltà o meno, è questione di buon senso. Avete sbagliato a prendere quell'esempio lì, insomma, non convincente nessuno. Però vedi, sarebbe interessante provi a interpellare altre persone. Bene. D'accordo. Ciao. Ciao. Voglio darvi un semplice particolare che vi dimostra come ci sia la capacità di condizionare al massimo le persone. E purtroppo non do più il via telefonata perché mancano pochi minuti, perché voglio concludere il discorso di come ci si rapporta. È stato arrestato un sacerdote, Don Cesare Lo Deserto, che era il gestore del centro Regina Pace di San Foca in Puglia. Allora, le notizie di quelli dei comportamenti si sono avute abbastanza poco. Alcuni giornali però le hanno riportate, io ho soltanto alcuni esempi. È venuto fuori, e anche per ammissione del stesso sacerdote, che dice che su alcune cose è esagerato, ma come si è comportato questo sacerdote? Purtroppo non ho l'articolo dettagliato sul suo modo di fare, però dice la Repubblica, parlando dei suoi comportamenti: il tentativo di convincere una delle prostitute a denunciare ingiustamente per stupro il medico dell'ASL che lavorava nel centro. Dice il prete: con lui c'erano rapporti che andavano avanti da tempo. Lui aveva continue relazioni con le donne della Regina Pacis. Metteva a repentaglio il nostro programma di rieducazione. Prosegue poi il giornale: e le accuse nei riguardi del tenente dei carabinieri che aveva svolto il sopralluogo nel mobilificio dove si sospettava che le donne lavorassero in nero. Ecco, si è arrivato addirittura a offendere un ufficiale dei carabinieri, accusandolo ingiustamente di pretendere mazzette soltanto perché questo carabiniere aveva fatto il suo lavoro e andava a verificare che le condizioni di lavoro di queste donne fossero condizioni di lavoro degne delle lavoratrici. Si è arrivato sul punto che questo servitore dello Stato che faceva il suo dovere è stato accusato addirittura di gli è stato attribuito la volontà di chiedere mazzette. Ma la cosa più significativa, che poi gli altri giornali hanno riportato, è che questo medico dell'ASL in realtà aveva un rapporto sentimentale con una di queste donne che erano internate in questo campo, in questo centro di accoglienza, e siccome ai preti non andava bene che questa si rifacesse una vita sentimentale, si è cercato di convincere una donna di accusare ingiustamente un medico dell'ASL di aver violentato una donna. Questi sono i metodi coercitivi che portano a qualcosa. La magistratura sta indagando, però lo stesso prete, lo scrive La Repubblica 17 marzo, giovedì: forse ho esagerato, fra virgolette, ma forse ho girato come un papà. Ma io penso che sia grave convincere una donna a denunciare per inesistente violenza sessuale un medico che si occupa delle donne e con cui ha una relazione sentimentale. Questi sono gli insegnamenti che derivano però da chi? Dal buon Gesù Cristo a cui la Chiesa Cattolica si rifà. Ciao a tutti, ci risentiamo dalle 19 alle 20.